esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. L'amore. Amico è un programma presentato da Iperpneus e Pneus Market. Da oggi tanti servizi in più. Centrale del latte di Cesena, dal 1959, il buono della tua terra. Solo prodotti del territorio romagnolo a chilometro zero, di altissima qualità. Per la tua famiglia, pretendi il meglio. Scegli il gusto del latte, formaggi e gelati di Romagna. Dal 1963 il panificio Bassini Camillo si dedica alla produzione di pane artigianale, ma anche di pizze, dolci, crostate, brioche, torte su misura, pasticcerie di alta qualità e prodotti per bar e ristorazione. Il panificio di Camillo, sforniamo tesori dal 1963. MC, impianti di allarme, è in via Balzella 41G a Forlì. Chiama allo 0543 725 395 oppure visita il sito www.mcsistemi.it. La tua sicurezza è il nostro mestiere. Ed eccoci tornati con voi, con Amico E, per la nostra 11ª stagione ormai, 195 puntate all'attivo, quasi 10.000 ragazzi in studio, ci teniamo sempre a dirlo, proprio per far comprendere meglio quanta mole di lavoro e quanta bellezza c'è dietro questa trasmissione. La bellezza perché? Perché è una trasmissione per ragazzi dove noi diciamo sempre non sono la cornice, ma sono l'opera d'arte all'interno. E allora facciamo un grandissimo applauso alla polisportiva presente oggi che gioca in casa, è una polisportiva di Cesena ed è la nuova Virtus. E così parleremo con loro, oggi li conosceremo, abbiamo da una parte il calcio, dall'altra il basket, ma parleremo di ambiente, quindi un tema molto importante, vorremmo sapere proprio dai nostri ragazzi cosa ne pensano e cosa si può fare per salvaguardare l'ambiente. Però la nuova Virtus è accompagnata da due importanti figure, una è alla vostra destra, a destra dei teleschermi, l'altra alla sinistra. Accogliamo con un grande applauso la vicepresidente della nuova Virtus, ovvero Ivana Donadel. E alla destra dei teleschermi il mister, che io amo più chiamare istruttore, anche se mister è nel gergo tecnico, avrete capito che stiamo parlando di calcio e quindi facciamo un grande applauso a Sauro Pezzi. Grazie Sauro, grazie veramente di cuore Ivana, la Virtus era già stata con noi in qualche passata nei precedenti anni e siamo molto felici di accoglierla di nuovo, però adesso è il momento della sigla. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità. E ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. E così il coraggio di essere umani, la nostra sigla ormai da 5 anni a questa parte, ed è realmente quello che siamo e quello che vogliamo dimostrare, esseri umani con tutte le nostre fragilità e tutta però la nostra forza, soprattutto la forza dei nostri ragazzi. E allora guardiamoli, inquadriamoli questi meravigliosi bimbi. Vedrete che da una parte abbiamo più femminucce, dall'altra invece abbiamo più maschietti, perché ovviamente parliamo di calcio, che è uno sport prevalentemente maschile, anche se il calcio femminile sta venendo insomma la ribalta anche in quest'ultimo anno con i campionati che ci sono stati eccetera, e dall'altra parte la squadra femminile del basket e sono le ragazze in grigio. Questo perché con Ivana Donadel è un personaggio non storico perché ha tanti anni, ma storico perché
ha fatto un po' la storia del basket cesenate con due titoli importantissimi di cui parleremo con lei, soprattutto verso il terzo tempo della nostra trasmissione, quindi più avanti. Perché nel primo tempo, come sempre, noi andiamo a giocare. Oggi, come detto, giocheremo con l'ambiente e giocheremo con i nostri ragazzi. Allora, vi faccio l'esempio del gioco che faremo, che si chiama La parola sfuggente, e cioè noi dovremo rispondere a 5 domande, i ragazzi dovranno rispondere a 5 domande, il gioco sarà a squadre, e alla fine dovremo rispondere alla parola sfuggente che comunque è inerente alle 5 risposte date precedentemente. Vi faccio un esempio. Se io vi chiedo composto chimico, questo è difficile, però non fa parte del gioco, è solo un esempio, composto chimico di 2 atomi di idrogeno e 1 di ossigeno, in colore, in odore, in sapore, costituente fondamentale degli organismi viventi, la risposta è? Acqua. Bravissimo. Oh, facciamo un applauso ad Aurelio. Questo era un esempio, però bravissimo. Tu che classe fai? Quarta. Dillo bene, non ti sento. Quarta elementare. Quindi quarta elementare già conosci una definizione così complessa. Perché è una definizione complessa? Complimenti alla tua maestra. Grazie. Come si chiama la tua maestra? Fiammetta. Fiammetta, la salutiamo e le facciamo un applauso, ovvio. Siamo prontissimi per il gioco, avete capito come funziona? Parleremo di ambiente, il primo che alza la mano o del basket o del calcio può dare la risposta. Stiamo ben attenti Sauro e Ivana, eh? Allora, prima domanda. Materiale organico a elevato peso molecolare costituito da polimeri puri o miscelati con additivi. I polimeri, non si suggerisce, i polimeri più comuni sono prodotti a partire da sostanze derivate dal petrolio. Serve a produrre una quantità incredibile di oggetti di ogni forma e misura. Serve a produrre una quantità incredibile di oggetti di ogni forma e misura. Tipo ad esempio parola a Rosanna. Passa il microfono a Rosanna. Plastica. Plastica! Complimenti! Allora, siccome il gioco è a squadre e quindi si può rispondere, ognuno può rispondere, però vi potete anche consultare. Dopo dà la risposta al primo che alza la mano. Perché non è un gioco individuale, ok? Guardate i teleschermi, apparsa la parola plastica. Intanto vogliamo anche salutare tutti i nostri telespettatori e chi ci segue da tanto tempo. Abbiamo un po' avuto i dati dello share, quindi là il famoso Auditel, intorno ai 20.000 a trasmissione a puntata, quindi veramente sono grandi numeri per una TV comunque regionale, per una trasmissione come la nostra. Vi ringrazio veramente di cuore. Seconda domanda. È il movimento di un veicolo su una rete di trasporto stradale, ferroviaria, marittima o aerea. È regolato da norme specifiche per la sua corretta e sicura organizzazione. Mano alzata Martina, può essere diretto da un vigile? Traffico. Traffico! Te lo sapevi? Però bisogna alzare la mano, perché se alza la mano prima Martina... Qui mi sa che Rosanna e Martina, prima la sapevi questa Martina, vero? La prima. Ottimo, 2-0 femmine. Occhio, però c'è il domandone finale, sapete che... Si può rimettere in gioco tutto. Terza domanda. È un impianto termico destinato alla produzione e alla distribuzione del calore. Può essere installato, sia in ambienti abitativi o lavorativi, sia su mezzi di trasporto. Aveva alzato la mano comunque la squadra del calcio, Nicola. Termosifone? Termosifone non proprio esatto. Aurelio? Riscaldamento. Riscaldamento! Ed è apparsa la parola, vedete, plastica, traffico, riscaldamento. Quindi cominciamo già a capire quale potrebbe essere la risposta finale. Però,
Andiamo con la quarta. Sono materiali di scarto o avanzo di svariate attività umane. Ci sono quelli solidi urbani, quelli industriali, quelli radioattivi, le acque reflue e tanti altri. Sono i materiali di scarto. Nicola? Gas. Gas no. Materiali di scarto, avanzo di svariate attività umane. Alzato la mano Angelica, passiamo il microfono Angelica. Organico. Organico no. Ma siamo lì, siamo vicini. Daniele, passa il microfono. Indifferenziata. Indifferenziata, ma di cosa stiamo parlando? Organici, indifferenziati, cosa sono? Chi aveva alzato la mano prima? Lui. Sopra? Avanzi? No, avanzi no. Angelica? Spazzatura. Spazzatura, ma come si chiama in italiano la spazzatura? Un sinonimo. Alzato la mano qui sotto? Rifiuti? Rifiuti! 3-1, 3-1, 3-1. Attenzione che dopo c'è il domandone, quindi. È un prodotto dalla decomposizione anaerobica, la regia è stata, vabbè, cattivissima. Però intanto avete risposto tutti, Dalla decomposizione anaerobica di materiale organico, in natura si trova comunemente allo stato fossile. Viene però anche prodotto dai processi di decomposizione correnti e può essere liberato nell'atmosfera anche dall'attività vulcanica. Alzato la mano tuo compagno? Il sasso? Sasso no. Angelica, microfono. Gas. E le femmine si portano sul 4-1. Ma adesso dobbiamo fare veramente attenzione, perché noi abbiamo sempre detto questa cosa. E prima ne parlavamo in fuori onda con Sauro. Quando eravamo piccoli e giocavamo a calcio, ma anche negli altri sport, a un certo punto della partita, nei cortili, in mezzo alle strade, dove si giocava una volta, che si arrivava molto più avanti nei campi sportivi o nei palazzetti o nelle palestre, si giocava a un certo punto della partita, così in strada, si era, non so, 9-1. Poi il padrone della palla diceva, mi ha chiamato la mamma che urlava dalla finestra, e giustamente diceva, io devo andare via. Allora facciamo così, l'ultimo che fa gol vince. L'ultimo che segna un canestro vince. 4-1 per le femmine. Domandone finale, la parola sfuggente. Attenzione, orecchie aperte. Arrivo, Se noi adesso mettessimo insieme la plastica, il traffico, il riscaldamento, i rifiuti e il gas naturale, di cosa stiamo parlando, Angelica? Te. Di ambiente no, stiamo parlando... Aspetta che adesso ci sono loro. Daniele, passa il microfono a Daniele. Inquinamento. Nicola, ripetilo. Inquinamento. E Aurelio già faceva così. Perché è inquinamento! Però non siate tristi, perché comunque 4 gol, 4 canestri l'avevate fatti. Quindi onore anche al basket della Virtus, ok? Un applauso alla nuova Virtus Basket! Anche se poi alla fine, oggi che fate la quarta e la quinta elementare e forse la prima media, siete uno contro l'altro, ma già quando arriverete in terza media ci saranno altre cose da... Insomma, Beh. E allora, se noi pensiamo già alla terza media, ma anche se siamo in quarta e quinta elementare, vogliamo però andare a salutare due dei nostri amici, gli amici di Amico E, quelli che rendono possibile questa trasmissione che comunque ha bisogno di sponsor. E allora andiamo a salutare la centrale del latte di Cesena e Iperpneus del papà della trasmissione di Daniele Carloni. Ai tuoi riflessi pronti? Aggiungiamo il nostro controllo alle gomme e non solo. Iperpneus e Pneus Market. Vendita e riparazione pneumatici, servizi di equilibratura e convergenza.
ma anche officina meccanica, linea revisioni, sostituzioni vetri e consulenza assicurativa. Iperpneus e Pneus Market. Oltre ai pneumatici, tutto per avere un controllo perfetto dell'auto. Centrale del latte di Cesena, dal 1959, il buono della tua terra. Per la tua famiglia, pretendi il meglio. Scegli il gusto del latte, formaggi e gelati di Romagna. Solo prodotti del territorio romagnolo a chilometro zero, di altissima qualità, ottenuti con la massima cura e la passione di chi ha nel cuore le cose buone di una volta. Dalla tua terra alla tua tavola, prodotti di qualità al giusto prezzo da gustare e scoprire ogni giorno. Centrale del latte di Cesena, il buono della tua terra. Ed eccoci rientrati, ringraziamo veramente di cuore la Centrale del Latte di Cesena che ci aiuta insieme a Daniele Carloni, che tra l'altro è proprio il papà, perché 10 anni fa venne in mente proprio a lui, insieme al sottoscritto, insieme a Matteo Amaducci, di mettere in piedi una trasmissione così complessa, così faticosa, però nello stesso tempo di grande ricchezza, di grande bellezza, perché oggi la bellezza ce l'abbiamo di fronte e quindi a breve ascolteremo anche quello che hanno da dirci. Però prima di ascoltare i ragazzi, noi vogliamo fare una domanda ai nostri due ospiti, Ivana e Sauro, proprio sull'ambiente, facendo così, chiedendogli di fare un paio di esempi su cosa farebbero, e partiamo da Ivana, per diminuire proprio la parola che hanno indovinato i ragazzi del calcio, ovvero l'inquinamento. Ivana. Beh, sicuramente bisognerebbe sfruttare, soprattutto qui in Romagna e a Cesena, bisognerebbe sfruttare le piste ciclabili e muoversi di più con la bicicletta o a piedi per andare a lavorare o per andare a scuola. Abbiamo la fortuna a Cesena che ci sono i punti per i piedi, bus per, anche per i ragazzi, per muoversi a piedi, e quindi bisognerebbe sicuramente sfruttare questa opportunità qui. Meno macchine e forse più attività in bicicletta. Grazie Ivana, e facciamo chiaramente un applauso. Quindi sembrano cose scontate, però bisogna sempre riparlarne, perché ognuno di noi può fare quel piccolo pezzo, quella piccola parte, per svegliarsi domani mattina e dire: ma sì, è una bella giornata, vado a lavorare in bicicletta, invece di prendere magari l'auto. Sauro. Ma io credo che ci siano tante regole, anche piccole, da poter rispettare per agevolare questa situazione che si sta creando, che è sempre più complicata. Io, per esempio, a casa la raccolta indifferenziata, e mia moglie è di quelle ipercredenti a questa disciplina, chiamiamola così, a questo tipo di regola, e quindi anche lo sfruttamento dei bidoni appositi, cercando di stare attento, anche se tante volte sentiamo dire che i nostri sforzi finiscono in maniera vana, però noi possiamo partire nel nostro piccolo a dare l'esempio. Ecco, questa è una cosa importante. Mi viene immediatamente così una domanda da fare. Voi avete tantissimi ragazzi nell'associazione, nella società, se non sbaglio siete a Ponte Badesse, ma dopo scopriremo meglio dove siete, così come, dove fate la vostra attività. Ponte Badesse è un quartiere proprio della città di Cesena. C'è qualcosa in modo particolare che fate all'interno della vostra società, Ivana? Per quanto riguarda la differenziata, noi Ponte Badesse è uno dei rioni a Cesena dove è iniziata proprio la raccolta differenziata, quindi anche noi stiamo portando avanti questo tipo di raccolta dei rifiuti, per cui plastica piuttosto che la carta e quant'altro. E poi è un argomento talmente importante che bisognerebbe essere più sensibili e cercare di incentivare anche tutte le famiglie a farle. Noi nel nostro piccolo abbiamo i bidoni con le differenziate, quindi nel piccolo cerchiamo di portare avanti questo discorso. C'è qualcosa, Sauro, che fai in maniera particolare con loro? Dici loro quando ad esempio vanno nello spogliatoio oppure quando vanno a fare merenda? Sì, mi viene in mente la parola rispetto, nel senso che noi abbiamo la fortuna di avere spogliatoi riscaldati, di avere sempre tutte le possibilità migliori, e quindi nel rispetto di questa possibilità proprio, magari anche una piccola sciocchezza, lo spogliatoio non lasciarlo aperto quando l'ultimo esce, dove il riscaldamento continua a funzionare e c'è uno spreco,
oppure piccole sciocchezze, uno mangia la merendina o la bottiglia dell'acqua, che spesso e volentieri se la portano per poter bere, di non lasciarla lì, perché poi magari il custode fa il suo dovere, però noi intanto ci portiamo avanti, lo mettiamo nell'apposito contenitore, e sono tutti piccoli gesti che speriamo nel passare degli anni servano a far sempre meglio. Sono esempi, ma sono esempi concreti, dove veramente possiamo fare qualcosa. Un applauso a Ivano e Sauro. Veramente argomenti su cui riflettere e su cui stare, come si dice, sul pezzo. Ma noi adesso abbiamo terminato il primo tempo, quindi andiamo in pubblicità. Pochissimi minuti e saremo di nuovo con voi per ascoltare dalla voce dei ragazzi i consigli che invece hanno da darci loro. A dopo. L'amore, amore, amore ha vinto, vince, vincerà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Amico è un programma presentato da Iperpneus e Pneus Market. Da oggi tanti servizi in più. Centrale del latte di Cesena, dal 1959, il buono della tua terra. Solo prodotti del territorio romagnolo a chilometro zero, di altissima qualità. Per la tua famiglia, pretendi il meglio. Scegli il gusto del latte, formaggi e gelati di Romagna. Dal 1963 il panificio Bassini Camillo si dedica alla produzione di pane artigianale, ma anche di pizze, dolci, crostate, brioche, torte su misura, pasticcerie di alta qualità e prodotti per bar e ristorazione. Il panificio di Camillo, sforniamo tesori dal 1963. MC Impianti di Allarme è in via Balzella 41G a Forlì. Chiama allo 0543 725 395 oppure visita il sito www.mcsistemi.it. La tua sicurezza è il nostro mestiere. Ed eccoci rientrati, siamo nel secondo tempo di Amico E, di questa quinta puntata della undicesima stagione, e siamo con la nuova Virtus di Cesena, che è stata già ospite negli anni passati, però adesso ritorna alla ribalta perché la società, la polisportiva, si è ancora di più ingrandita con tantissime attività che vedremo poi più avanti raccontate dalla nostra Ivana Donadel. Però noi vogliamo rimanere nel tema di oggi, così come abbiamo visto nel primo tempo, il tema principale è l'ambiente, si parla tanto di ambiente, insomma ci sono tanti convegni, tanti seminari anche a livello nazionale, internazionale, se ne parla a scuola, ci sono progetti a tutti i livelli. Noi oggi abbiamo voluto portare questa tematica delicata in puntata. Come tradizione di Amico E, prima di Amico Sport e di Amico Scuola, nel secondo tempo noi facciamo il forum. Che cos'è un forum? È una discussione amichevole con i nostri ragazzi dove vogliamo capire come la pensano su alcune cose e in modo particolare ovviamente sull'ambiente. Allora, la prima domanda che vi faccio, qui non si vince niente, si vince, o meglio, voi non vincete, ma vince chi è a casa, perché chi è a casa sicuramente imparerà da voi alcune cose che probabilmente o si è dimenticato oppure semplicemente non ci pensa. Quali sono i maggiori pericoli per l'ambiente secondo i ragazzi della nuova Virtus? Alzato la mano Lorenzo, passiamo il microfono, così rompiamo, come si dice, il ghiaccio, per rimanere in tema di ambiente. Prego. La plastica. La plastica. Quindi, secondo te, uno dei maggiori pericoli per l'ambiente è la plastica. Perché? La plastica è un elemento che inquina molto, noi la possiamo riciclare, però se noi cambiamo una bottiglia ogni giorno, inquiniamo, dopo l'acqua va nel mare e gli animali mangiano la plastica. Quindi tu dici la plastica va nel mare. Ti è mai capitato di vedere la plastica nel mare? Sì, ho visto. In quale mare? No, ho visto la plastica sulla spiaggia e degli animali morti. Hai visto la plastica sulla spiaggia e degli animali che erano morti. Probabilmente anche a causa di quello. Soprattutto i pesci soffrono di questo. Facciamo un applauso al nostro calciatore. Chi è che ha altre idee? O comunque Martina, possiamo passare il microfono? I gas. Il gas, cosa vuol dire? Perché inquina l'ossigeno. E allora se inquina l'ossigeno, dopo le piante non riescono a vivere.
E il gas, fammi un esempio di gas, cioè cosa vuol dire il gas? Il gas è tipo quello delle macchine. Oh, se andiamo sempre in macchina, inquiniamo molto l'atmosfera e dopo le piante non riescono più a procurarci tanto ossigeno. E vi do un suggerimento, ci sono alcune auto che vanno proprio con un tipo di gas, che è quello più... L'elettricità è un'altra cosa, attenzione. Un tipo benzina. Di benzina. La benzina no, perché è la benzina che inquina. Se noi andiamo con un'auto a benzina, l'auto a benzina o l'auto a gasolio inquina. Poi ci sono altri due tipi di auto che vanno con un gas, soprattutto. Chi c'è? Mi alzate la mano. Carolina, prego. Le auto elettriche. Le auto elettriche, però stiamo sempre parlando di elettricità. Avete mai sentito parlare di auto che vanno a gas? No, gasolio è sempre inquinante. A gas? Margherita? Metano. Bravissima, facciamo un applauso a Margherita. Allora, qui a volte abbiamo un po' timore di parlare, di dire la nostra, ma chissà da casa quante persone in questo momento sì, hanno detto gas metano e quante altre invece ci hanno pensato un po'. Margherita, sei tu che gliel'hai detto, quindi non abbiate timore, ok? Andiamo con la seconda domanda. Che cos'è, secondo voi, l'inquinamento ambientale? Cioè, che cos'è l'inquinamento ambientale? Alcuni esempi li abbiamo fatti. Di cosa stiamo parlando? Quando è che si inquina l'ambiente? Uno, ad esempio, è quello che ha detto Martina, cioè con le automobili che sputano fuori tante sostanze nocive. Un altro è quello che, di cui parlava lui, si inquina l'ambiente con il riscaldamento, eccetera. Angelica? Quando le persone aprono un lavandino e lo lasciano aperto? Quindi l'inquinamento ambientale potrebbe essere dettato anche da questo. Perché? Perché lasciano l'acqua aperta e sprecano acqua. Passiamo il microfono al vostro compagno Lorenzo. L'acqua è pulita perché viene depurata? Viene depurata perché l'acqua che beviamo viene dalle fogne? E... Sì, non viene proprio dalle fogne. No, viene depurata. Va a finire nelle fogne. Però da dove viene l'acqua che beviamo? Dal mare, dai fiumi. Non tanto dal mare, dai ma fiumi. Viene, Daniele, passa il microfono. Da dove viene? Dai ghiacciai. Dai ghiacciai, ma se non ci sono i ghiacciai, ovviamente dalle? Dalle montagne. Dalle montagne. Quindi l'acqua che noi beviamo viene dalle montagne. E se, adesso arriviamo a quello di cui parlavi tu, Angelica, se l'acqua che viene dalle montagne, nel percorso che fa fino ad arrivare ai nostri rubinetti, incontra, cosa potrebbe incontrare? Che la danneggia. Diamo il microfono al tuo compagno dietro. Una diga. Va bene, la diga la blocca per poi diventare un serbatoio. Ma cosa potrebbe incontrare che la danneggia? Daniele, sotto. Che la danneggia, che la inquina. Tipo... l'immondizia buttata nell'acqua. Questa è una cosa, quindi anche... se la gente butta l'immondizia nei fiumi, l'acqua comincia ad inquinarsi, proprio per il discorso che faceva Sauro sulla plastica. Ma anche potrebbe essere inquinata da chi? Dalle fabbriche, dalle aziende, dalle fabbriche che scaricano dentro tutti i rifiuti tossici. E poi il depuratore di cui parlava, ti vengo a vedere, Lorenzo, non funzionerebbe, sarebbe, farebbe molta fatica per depurare, giusto? È così. Facciamo un applauso alla... E allora adesso, prima di andare con l'ultima domanda, andiamo a vedere chi sono i maggiori responsabili dell'inquinamento ambientale. Carlotta. L'uomo. L'uomo, i maggiori responsabili sono gli uomini. Ma secondo te in che modo si possono inquinare? Quindi già abbiamo detto che le fabbriche potrebbero inquinare l'acqua, che Sauro ha detto che potrebbero inquinare l'aria ma con il riscaldamento, ad esempio. Vi vengono in mente altri esempi di responsabili dell'inquinamento? Daniele? Tipo l'immondizia fuori dai bidoni. Quindi tu dici sempre l'uomo... che butta l'immondizia fuori dai bidoni. Voi a Cesena ce l'avete la raccolta differenziata? Sì. Quindi è già arrivata? Sì.
è già porta a porta, quindi vengono a raccogliere l'immondizia, oppure ci sono dei bidoni grandi dove voi andate a buttare i sacchetti, Daniele? Vengono a raccogliere l'immondizia. Vengono a raccogliere a casa? Fuori dalla porta? No. Aurelio, passa il microfono a Aurelio. Da me, io faccio la raccolta differenziata, poi davanti a casa mia ci sono dei bidoni con vetro, plastica, cartone, carta. Senti, tu la fai questa raccolta? Sì. Cioè, stai attento di giorno in giorno? Sì. Oppure quando scarti qualcosa, la carta la butti un po' dove capita? No, cioè, a volte mi posso anche sbagliare, però la maggior parte delle volte lo faccio bene. E come fai a sbagliarti? Cioè, come, perché non ci pensi o perché non sai magari dove va quel tipo di oggetto? Ad esempio, il tappo di una bottiglia di plastica, il tappo di una bottiglia di ferro, di alluminio, dove va? Dove lo butti? Chi è che lo sa dove va a finire, dove deve andare? Proviamo Carolina, passiamo il microfono a Carolina. Nel vetro. Nel vetro, Clara, sei d'accordo? Passa il microfono a Clara. No. Dove la dobbiamo buttare questo tappo di una bottiglia di aranciata? Nell'indifferenziata. Nell'indifferenziata, è giusto? Sei d'accordo, genitori, che va nell'indifferenziata? Sì, quindi un tappo di una bottiglia di aranciata, ad esempio, non dico di Coca-Cola perché dopo facciamo pubblicità, non la dobbiamo fare, l'abbiamo già fatta, va a finire nell'indifferenziata. Allora andiamo con l'ultima domanda. Quanti tipi diversi di inquinamento, in base al luogo in cui avviene, riuscite ad identificare? Praticamente andiamo a raccogliere un po' tutte le cose che ci siamo detti fino adesso. Quanti tipi di inquinamento? Matteo, microfono a Matteo. Aurelio, non giocare col microfono. L'inquinamento nel mare. L'inquinamento nel mare. Quindi è inquinamento, comincio a depennare, è inquinamento idrico. Facciamo un applauso. Idrico ovviamente può essere sia del mare che dei fiumi. Passiamo il microfono ad Angelica. Quello delle strade industriali. Inquinamento delle strade, quindi potrebbe essere... Vediamo l'inquinamento urbano, quindi applauso ad Angelica. Passiamo il microfono a Daniele. Tipo delle fabbriche, tipo Amadori quando fa uscire gli scarti della carne. Ok, qui abbiamo detto proprio, abbiamo fatto un esempio preciso. Perché ti è venuto in mente questo esempio? Perché io abito vicino ad Amadori. Perché te abiti vicino ad un'azienda che potrebbe fare questo inquinamento, ma probabilmente è molto attenta e non lo fa, giusto? Qualche volta vedo i fumi che vengono fuori. Però. Lo so, però le aziende sono molto controllate e devono essere molto brave, ma non solo perché sono controllate, perché ci sono tante aziende che credono in questa salvaguardia dell'ambiente. Comunque hai detto bene, perché è l'inquinamento lavorativo. Quindi bravo, un applauso. Ce ne sono altri due, tre. Pensate. Proviamo a sentire Sara. Passiamo il microfono a Sara. Del pianeta. Inquinamento del pianeta è globale, un inquinamento globale. Passiamo ai maschi, qui Matteo. Matteo, microfono. L'inquinamento elettrico. Inquinamento elettrico, cosa vuol dire? Con degli impianti elettrici, tipo delle piste, cioè gli impianti elettrici delle piste da sci, tipo. E l'impianto elettrico delle piste da sci, però se noi facciamo le auto elettriche non inquinano, quindi l'elettricità in teoria dovrebbe inquinare poco, giusto Matteo? Proviamo Nicola. L'inquinamento acustico. L'inquinamento acustico, molto bravo, molto bravo. Che addirittura non era nell'elenco. Andiamo velocemente in fondo. Allora, scusate. Angelica. L'inquinamento dell'aria. Inquinamento dell'aria, respiriamo. Quindi un applauso ad Angelica. Inquinamento atmosferico. E poi c'è l'inquinamento del...
Adesso cammino avanti e dietro. Martina, microfono. Pedone. Vabbè, il pedone. Sì. L'inquinamento del pedone, cioè quello che quando cammina inquina. No, l'inquinamento della... del... come si chiama? Passiamo il microfono alla tua compagna con i capelli davanti al nome, prego. Delle auto. L'inquinamento delle auto l'abbiamo già detto, ma io dove cammino? Cammino, Daniele? Nel suolo. Nel suolo, inquinamento del suolo. E potrebbe essere anche... potrebbe essere anche un inquinamento del suolo, ma non solo del suolo dove cammino, ma anche dei campi. Sì. Quindi quello è il suolo, giusto? Sì. Bene, ne manca uno solo. Ne manca uno, io sono convinto, mi sa che neanche Ivano e Sauro è venuto in ero me. Per l'acustico che me l'ero giocata. Sì, invece... così. Allora, inquinamento, dove viviamo? Dove viviamo noi? Mi piacerebbe vivere qui in studio, ma noi viviamo a... Daniele? Dove viviamo? Cioè, nella terra. Nella terra, sì, è chiaro. Ma te abiti nella terra? No. Aurelio dietro, Aurelio 2. A casa. A casa, quindi l'inquinamento... come si chiama? Domestico. Carolina. Carolina, Carolina. Pensate alla casa, inquinamento? Domestico. Oh, brava! Ottimo! Inquinamento domestico, questo è l'inquinamento, insomma, dove viviamo e c'è anche l'inquinamento domestico. Io però devo fare dei grandi complimenti a voi, perché non era così semplice, perché ho visto in difficoltà anche Ivano e Sauro, ma non crediate che anch'io non fossi in difficoltà, perché a volte non pensiamo a questi temi, non pensiamo alla vastità dell'inquinamento e delle problematiche che può avere l'ambiente. E invece noi oggi ci abbiamo pensato. Quindi facciamo un grande applauso. Grazie ai nostri bimbi. E ora vedrete che andiamo a salutare altri due amici di Amico E per poi rientrare con un gioco che faremo con i nostri ragazzi. In modo particolare uno, ma anche il secondo. MC Sistemi è il secondo, il primo è il panificio di Camillo, dove andiamo a scoprire una storia che hanno realizzato alcuni ragazzi che sono stati ospiti in studio. A voi regia. Ragazzi, vi va di fare una caccia al tesoro? Sì! Se il tesoro vuoi trovare, nella farina ti devi tuffare. Ah, ho capito, al magazzino! A gran caldo devi andare se la pista vuoi seguire. Ma certo, al forno! Come al polo tremerai, ma l'indizio troverai. Forse al congelatore? Il profumo che ora odori porta alla stanza dei tesori. Di là! Il panificio di Camillo, sforniamo tesori dal 1963. La chiave per la tua sicurezza sono gli impianti di sicurezza anti-intrusione e videosorveglianza installati da MC. MC protegge la tua abitazione, i tuoi beni e la tua famiglia con moderni sistemi di sicurezza. Sistemi dotati di tecnologia all'avanguardia che ti permetteranno di controllare e tenere lontani eventuali malintenzionati fin dall'esterno di casa tua. MC vi offre soluzioni preventivi completamente gratuiti. MC, impianti antifurto e videosorveglianza in via Bazzella 41G a Forlì. Per informazioni chiamare lo 0543 725 395 oppure visitare il nostro sito www.mcsistemi.it. Ed eccoci rientrati, grazie di cuore ad MC Sistemi, è stato ospite qui in studio, ci ha raccontato un po' tutto il suo progetto sulla sicurezza che sta il titolare, sul Maurizio Gardini, sulla sicurezza proprio che sta portando avanti in tutta la provincia di Forlì, Cesena e la provincia di Ravenna, e poi abbiamo visto il panificio di Camillo, quindi alimentazione, corretta alimentazione e attenzione soprattutto alla qualità dei cibi. Ecco, io a questo proposito mi aggancerei immediatamente a Ivana, perché vorrei che ci raccontasse qual è il progetto che state realizzando con la nuova Virtus e nelle scuole soprattutto. Sì.
che ho saputo aver coinvolto tantissimi ragazzi della scuola primaria, proprio riguardo all'alimentazione corretta. Allora, dallo scorso anno collaboriamo insieme all'associazione ART, la ricerca romagnola tumori, che insieme a noi, loro hanno già un progetto di alimentazione che è già da diversi anni nelle scuole. Stili di vita, corretta alimentazione, se non integri con una corretta alimentazione anche un modo di muoversi e di fare attività motoria, questo è l'optimum per insegnare ai ragazzi nuovi stili di vita. Partendo da questo, insieme siamo andati lo scorso anno in 10 scuole di Cesena e quest'anno coinvolgendo 1.800 bambini, e quest'anno arriveremo a 2.500 bambini coinvolti in solo ed esclusivamente attività motoria. I nostri istruttori, che sono tutti laureati in scienze motorie, andranno nella prima, seconda, terza, quarta e quinta elementare a fare attività propedeutica, facendo conoscere i diversi tipi di sport, e in quarta e quinta l'approccio, un nuovo approccio per quanto riguarda gli sport di squadra. E il tutto, ripeto, è un progetto molto importante dove abbiamo un connubio importante tra alimentazione e stili di vita e attività motoria. Ripeto, grazie a... Chi è che vi aiuta in tutta questa situazione che secondo me comunque è molto complessa? Quali sono le realtà che vi aiutano in questo progetto che viene fatto proprio dalla Nuova Virtus, giusto? Allora, la Nuova Virtus, questo è un progetto che noi portiamo avanti già da 5 anni di attività all'interno delle scuole. Ovviamente negli anni precedenti non c'era una valenza così importante come un supporto anche di questa collaborazione insieme a un'associazione così importante che sta sensibilizzando anche i bambini più piccoli in quella che è la prevenzione e quella che è un approccio proprio preventivo, ripeto, anche rispetto a stili di vita e corretta alimentazione. Quindi grazie a questa associazione ART che ha sposato la nostra società e ci ha coinvolto in questo progetto. Ripeto, l'aver coinvolto 2.500 bambini quest'anno, essere andati in tutte le scuole di Cesena, nella maggior parte delle scuole di Cesena, è molto importante per noi, ma ripeto, soprattutto come messaggio da dare a tutti i ragazzini dalla prima alla quinta elementare di un approccio sia alimentare che sportivo. Grazie, grazie di cuore Ivana. Facciamo un applauso perché questi progetti, queste iniziative comportano tantissima fatica. Non dimentichiamo che la maggior parte delle polisportive, delle società sportive, sono composte poi da volontari, da persone che dedicano il proprio tempo libero e a volte anche la propria vita a questo tipo di iniziative che non sono così scontate. Quindi veramente onore al merito a questo progetto. Noi però siamo giunti in conclusione del secondo tempo, quindi qualche minuto, poi saremo di nuovo insieme per scoprire ancora di più quella che è l'attività della Nuova Virtus e giocare ancora insieme ai nostri ragazzi. A voi regia. Amico è un programma presentato da Iperpneus e Pneus Market. Da oggi tanti servizi in più. Centrale del Latte di Cesena. Dal 1959, il buono della tua terra. Solo prodotti del territorio romagnolo a chilometro zero, di altissima qualità. Per la tua famiglia, pretendi il meglio. Scegli il gusto del latte, formaggi e gelati di Romagna. Dal 1963 il panificio Bassini Camillo si dedica alla produzione di pane artigianale, ma anche di pizze, dolci, crostate, brioche, torte su misura, pasticcerie di alta qualità e prodotti per bar e ristorazione. Il panificio di Camillo, sforniamo tesori dal 1963. MC, impianti di allarme, è in via Balzella 41G a Forlì.
Chiama allo 0543 72 5395 oppure visita il sito www.mcsistemi.it. La tua sicurezza è il nostro mestiere. Ed eccoci rientrati, siamo pronti per questo terzo tempo e come annunciato alla fine del secondo, adesso giocheremo, faremo un altro gioco, scopriremo un decalogo, il decalogo dell'ambiente visto da loro ma anche visto poi dal punto di vista degli esperti, quindi scopriremo insieme ai nostri ragazzi quali sono i consigli o quali sono i rimedi soprattutto per salvaguardare l'ambiente e poi andremo a scoprire la società Nuova Virtus, la polisportiva, proprio nel suo dettaglio tecnico. Allora vi chiedo, proviamo ad individuare i 10 principali consigli di comportamento per salvare l'ambiente. 10 consigli di comportamento, attenzione, Partiamo da Angelica. Dopo però voglio sentire anche Isabella io, perché oramai è diventata una sfida fra me e Isabella. Spegnere l'acqua quando apri... Spegnere l'acqua, come si fa a spegnere l'acqua? Chiudere l'acqua quando apri il lavandino. Chiudere l'acqua quando apri... Cioè lo apri, appena hai finito di usarlo, lo chiudi. Ok, ci siamo capiti. Ottimo, uno. Quindi, vediamo cosa potremmo... Non sprecare acqua inutilmente. Molto bene, applauso. Andiamo velocemente con un maschio, l'ultimo, ci diamo il microfono a lui, che è, fai vedere Matteo. Il tuo nome? Matteo, cercare... ma ci hai fatto un disegno, ci hai fatto un elefantino? No, sì. Perché per sbaglio è successo un sbaglio. Invece sembra un elefantino, vai. E cercare di andare in bici a piedi al posto di andare in macchina. Allora, vediamo esempi... Dov'è? Sì, certo, va bene. Auto ed altri mezzi elettrici oppure elettrici a pedali, cioè oppure a uomo, ok? A energia fisica. Molto bene, un applauso. Passiamo a Isabella. Isabella, lei è il tuo riscatto, eh? Vai. Spegnere la luce. Spegnere la luce, vediamo un po'. Quindi risparmio... elettrico, sistemi a basso consumo energetico come luci, sistemi di sicurezza, eccetera, eccetera. Andiamo da Ciro, per favore, perché io voglio sapere qualcosa da Ciro. Ciro, intanto io voglio sapere, stai attento a come rispondi, eh. Che squadra tifi? Napoli. Perché tu sei di? Cesena, però tifo Napoli. Però tifi Napoli, perché i tuoi genitori probabilmente sono originari di Napoli? Sì, vengono da Napoli. Vengono da Napoli. Chi è che ti ha trasmesso la passione per questo Napoli? Perché poi a Napoli ci sono anche persone che tifano, per esempio, la Juventus, o l'Inter, o il Milan. Sei d'accordo con questo? No. No. Un applauso a Ciro, prima della risposta sull'ambiente. Fedelissimo, complimenti ai genitori che gli hanno trasmesso questa fedeltà. Vai. Non sprecare il cibo. Non sprecare il cibo, quindi andiamo a vedere. Potrebbe essere la dieta alimentare, quindi il fatto di non sprecare il cibo e quindi se tu utilizzi nel modo corretto il cibo che hai, riduci anche le emissioni, fino al 50%, pensa te. Andiamo con le femmine. Chi non ha mai parlato? Voglio sentire Vittoria con questi capelli bellissimi. Passiamo il microfono a Vittoria. Vittoria, cosa ti viene in mente? Prima di iniziare la trasmissione, eri emozionata come me. Abbiamo vinto questa cosa e adesso tu mi devi dire come un comportamento per salvare l'ambiente. Cosa ti viene in mente? Cercare di non buttare sempre la plastica... fuori dal bidone o... Ne abbiamo parlato, di raccolta? Differenziata. Quindi fare la raccolta differenziata, molto bene. Molto bene, molto bene, attenzione, attenzione, passiamo ai maschi. Maschi, voglio sentire questo Matteo, passo il microfono a Matteo. Quanti Matteo siete? Aurelio? Quanti siete? Aurelio? Tre Aurelio, tre Matteo, perfetto. C'è un Marco? No. Ci sono io. Sono io. Il fidanzato di mia sorella. È il? È il fidanzato di mia sorella. Il fidanzato di tua sorella. Lo puoi dire al microfono? Lo puoi dire al microfono?
Come si chiama il fidanzato di tua sorella? Marco. Lo vogliamo salutare, si chiama come me, grazie Marco. Ma il babbo lo sa che la tua sorella ha fidanzato? Perché adesso secondo me lo saprà. Lo sa? Molto bene. Matteo. Tenere il riscaldamento a temperatura non troppo alta. Tenere il riscaldamento non troppo alto. Sì, poteva essere i sistemi a basso consumo energetico. Sì, quindi l'avevamo già un po' detto. Pensiamo ad altro, pensiamo ad altro. Carolina, prego. È come in classe, no? Quando alzo la mano tocco il soffitto alla fine. Dov'è Carolina? Eccola qua. Vai. Spegnere la TV quando hai finito di usarla. Non era facile questo consiglio nel decalogo. Brava Carolina! Non lasciare accesi inutilmente, o anche stand-by, a volte si lasciano in stand-by, però adesso ci sono molti sistemi nuovi che non hanno più lo stand-by, si spengono automaticamente e poi quando premo il telecomando si riaccendono. Molto bene, molto bene. Andiamo di qua. Chi è che non ha mai detto? C'è un giocatore che si nasconde il nome. Mi fai vedere come ti chiami? Mattia. Microfono a Mattia. Pensiamo. Riciclare. Quindi fare la raccolta differenziata? No. Potrebbe essere... Sì, l'abbiamo detto, però potrebbe essere... no, l'avevamo già detto. L'avevamo già detto. Usate qualcosa al campo? Questa è una cosa famosissima, famosissima questa cosa. Angelica, quante Angeliche ci avete? Una. Ok, Angelica, vai. Quando hai finito di usare, chiudere la macchina? Chiudere la macchina? No, che cosa usi al campo? Ad esempio, quando hai sudato molto, quando hai sete. L'acqua. Sì, ma dove la metti? In mano? Dove ce l'hai? Quest'acqua? Ah, usare le borracce. Non esatto, quindi l'uso delle borracce che adesso poi vanno così di moda, che ce ne sono di tanti tipi, di tanti generi. Però mi raccomando, anche lì state attenti a cosa comprate, perché adesso c'è di tutto, quindi attenzione. Quindi ci sono anche le borracce di plastica addirittura, quindi pensate che non vanno bene perché altrimenti uso la bottiglia a quel punto. Andiamo avanti con Lorenzo, dopo torniamo da Daniele, vai. E secondo me anche riscaldamento globale. Sì, ma riscaldamento globale non è un consiglio di comportamento. No. Cioè noi dobbiamo individuare consigli di comportamento. Porta, chiudere la porta quando c'è il riscaldamento... E non sprecare l'aria calda. Quindi, sì, questo va bene. E allora andiamo sul puntare a energie... No, è sistemi a basso consumo, ma l'avevamo già detto. Quindi andiamo su qualcos'altro, ne mancano, vi dico, 1, 2, 3, 4. Attenzione, vai, Aurelio. Aurelio, 1, 2 o 3. Il risparmio energetico. Risparmio energetico, l'abbiamo detto, ma deve essere un consiglio preciso. Ad esempio, c'è qualcosa che può generare energia che non sia, cioè che può generare energia elettrica, ma che venga da altro, quindi non dalle centrali elettriche, Nicola? C'è qualcosa che vi viene in mente? Sì. Che cos'è che può generare energia che è una fonte naturale? Secondo l'aria. Te? L'aria. L'acqua. 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 Potrebbe essere l'acqua, ma ce ne sono altre due famosissime, Clara. Vai. Utilizzare i pannelli solari. Bravissima. Un applauso a Clara. Puntare su energie rinnovabili. Oggi stiamo facendo una lezione di scienze, non solo di educazione alla cittadinanza. Quindi puntare sull'energia ad esempio del vento, eolica, quella del vento o quella del sole, energia solare. Daniele? No. Tipo quando si va a fare un picnic in montagna, cioè quando si è finito di mangiare, di mettere l'immondizia in un e quindi questo di non, chiaramente di non buttare la roba in giro. Questo sì. Non era nel decalogo, però è una cosa giusta. Quindi di andare
a buttare le cose dove vanno buttate, non lasciare tutto in giro. Quante volte hai visto, quando sei andato a fare un picnic, le pinete sporche? Molte volte. Molte volte. C'è un tipo di, non solo di bicicletta, ma c'è un tipo di situazione che può essere sviluppata dagli uomini e dalle persone, che è la condivisione. Che cosa vuol dire condivisione, Angelica? Secondo te, condivisione, esempio, hai mai sentito il bike sharing, il car sharing? Chi è che l'ha sentito nominare? Il car sharing. Matteo l'ha sentito nominare? No. Non è vero. La Martina, dov'è la Martina? La Martina è là, è la nostra istruttrice che è nel pubblico. Perché l'ha sentito nominare? Anche lei. Martina, anche tu Martina. Secondo te che cos'è il car sharing? Sharing in inglese vuol dire? Se mi ricordo bene, un'auto dove stanno più persone. Un'auto dove stanno più persone, molto bene. Ma non perché ci vanno per caso, ma perché si mettono d'accordo e invece di dire andiamo a mangiare la pizza con quattro macchine, ne prendiamo una sola e ci andiamo e ci troviamo e inquiniamo sicuramente di meno. Siamo quasi arrivati. Pensate ai trasporti, pensa ai trasporti. Carolina, trasporti. Spostarsi? Con la barca. Con la barca, magari a vela, giustamente. Però, no, questo è giusto, perché si parla di trasporti e si dice che la barca a vela, il treno e i mezzi pubblici inquinano di meno, ad esempio, di cosa? Non parliamo di macchine. C'è un mezzo che inquina tantissimo e ce ne sono migliaia. Matteo, il microfono in basso, a Matteo sul fianco. L'aereo? L'aereo, molto bene. Un applauso, Matteo. Bene. Allora, l'ultimo ve lo dico io. E ne ha parlato esattamente uno dei nostri sponsor, la centrale del latte, gli acquisti a chilometro zero. In quel modo si evita che la frutta, la verdura, come Orogel, perché è uno dei nostri amici e dopo lo scopriremo a brevissimo tempo, lo scopriremo, quindi gli acquisti a chilometro zero evitano che tanti camion si spostino. Andiamo a vedere il filmato finale, a voi regia. E allora siamo rientrati e così abbiamo scoperto insieme ai nostri ragazzi che sono stati bravissimi. Stiamo parlando di ragazzi di quarta, quinta elementare, al massimo qualcuno fa la prima media. Quindi insomma andare a fondo nel decalogo su come risparmiare non solo ma come comportarsi bene nei confronti dell'ambiente non è facile. E allora adesso prima di ascoltare la nostra Ivana Donadel con la storia un po' della nuova Virtus e anche delle attività che si fanno insieme a Sauro sul calcio, torniamo dai nostri amici, i nostri amici che sono gli amici di Amico E con la Forlivese Torrefazione Mambelli, ma soprattutto con Orogel di cui abbiamo parlato proprio
pochi minuti fa, uno sponsor importantissimo, un partner eccezionale di Amicoè, e grazie per aver creduto in noi, perché effettivamente, insomma, Orogel è una grandissima realtà del territorio, ma non solo, anche a livello nazionale, e ci dà i prodotti della terra. Quindi andiamo da Torrefazione Mambelli e Orogel. In Italia la meraviglia è ovunque, nelle nostre piazze storiche, nelle rocche medioevali, nei teatri, nelle basiliche, nell'arte e nella cultura. E nei nostri campi. Orogel, la meraviglia di ogni giorno. Ehi là ragazzi, come andiamo? Avete voglia di fare merenda? Sì! Potremmo dare una mano ad abbrustolire le pannocchie di mais. Oppure potremmo velocizzare le operazioni di taglio delle patate. E allora perché non diamo una mano a confezionare le noccioline? Giusto! Certo che lo stabilimento è così grande, potremmo fare gli allenamenti qui. Sì, bella idea! Ok ragazzi, abbiamo l'idea. Ora possiamo girare lo spot. In realtà abbiamo appena finito di girarlo. Bolivese, gli snack tosti e buoni! E siamo rientrati, grazie di cuore a Torrefazione Mambelli, ma soprattutto ad Orogel, che quest'anno insomma ci aiuta per il primo anno, e speriamo siano tanti gli anni futuri in cui avremo questo tipo di collaborazione. Ma noi adesso vogliamo, come detto, andare da Ivana, perché Ivana non è solo poi la vicepresidente della nuova Virtus, ma è anche una figura importantissima dello sport cesenate. Però prima vorrei partire dalla nuova Virtus. Ivana, raccontaci questa avventura, quali sono le discipline, dove siete, dove possono trovarvi, qual è la vostra filosofia? La nuova Virtus si trova a Ponte Abadesse, è una società nuova, tra virgolette, nel senso che come nuova Virtus è nata tre anni fa. È una polisportiva dove si occupa sia di calcio, di pallacanestro femminile nello specifico, ma anche di podismo e nordic walking. È una società che è una polisportiva che ha atleti, atlete, giovani e meno giovani, dai 3 anni fino agli 80 anni, quindi ad ampio raggio. Abbiamo il calcio, conta più di 11 squadre con circa 260 giovani atleti. La pallacanestro è una nostra scommessa. Io, Mara Fullin, Donatella Tozzi, abbiamo voluto lanciare questa sfida a Cesena per cercare di far riappassionare i vecchi tifosi in questa bellissima disciplina che è la pallacanestro femminile. Hai fatto nomi pesanti dello sport cesenate, nomi importantissimi. Sì, Mara è stata per tanti anni la mia più grande avversaria, e voglio ricordare che è l'atleta che in Italia in assoluto, anche rispetto a atleti maschi, è l'atleta che ha vinto in assoluto di più. Quindi è un onore per noi averla all'interno della nostra società, insieme a Marcello Foschi, Mara Fullin e Damiano Cecchini. Siamo noi i nuovi gestori di questa società. Ci mettiamo tanta passione, tanta voglia di dare ai nostri atleti istruttori di qualità, strutture importanti. Ecco, le strutture, ci parli un attimo delle strutture, perché io ho visto qualche immagine, insomma le strutture sono abbastanza importanti, quelle che ci sono oggi. E
Abbiamo un piccolo un centro che è veramente una chicca per noi, un orgoglio, a Ponte Abadesse, in prossimità del Giro dei Gessi. Abbiamo tutti i campi in sintetico e soprattutto abbiamo la possibilità da novembre fino a marzo di avere una struttura pressostatica che permette soprattutto ai piccolini del calcio di fare attività al coperto. E quindi invece per quanto riguarda le bimbe siamo dislocate in diverse palestre di Cesena, nello specifico le bimbe che sono stasera presenti fanno parte del gruppo mini basket, che nel basket si chiamano Gazzelle Libellule, che sono allenate da Martina Dell'Omo, che si occupa di queste piccoline qua. Niente, noi partiamo da loro, contiamo molto, è una nostra scommessa quello di far basket prettamente femminile. I numeri al momento ci danno ragione, nel senso che in pochi anni siamo riusciti ad avere nella nostra società tutte le categorie, quindi partiamo dalle libellule, dalle gazzelle, le esordienti, under 13, 14, 16, 18, abbiamo la serie C, che gioca al Palaippo, quindi se qualcuno è curioso di rivedere il basket femminile vi invito a venire la domenica pomeriggio alle 6 a vederci. E la cosa importante... Scusa Ivana, scusa se ti interrompo, perché chiaramente non basterebbe forse una puntata per raccontare tutte le attività che fate, però io ci tenevo in modo particolare a fare un aggancio anche a quella che è la tua esperienza, perché tu hai parlato di basket e quindi chiaramente il basket femminile, poi faremo una domanda a Sauro sul calcio maschile e sulla sua attività, ma tu ci ricordiamo di quell'11 aprile famoso e soprattutto dello scudetto. Cosa sta per succedere? Quindi scudetto e Coppa dei Campioni, per capirci. Sta a succedere che nel corso degli anni, e questa è la dimostrazione di quello che sta succedendo da poche settimane, da una settimana a questa parte, quando un tifoso di allora, ma un appassionato di sport, Luca, che lo ringrazierò per quello che sta facendo, ha creato una pagina Facebook e ci siamo accorti che nel giro di poco tempo la gente, come d'incanto, sembra non aver dimenticato quello che noi eravamo per la città. E quindi ha organizzato cosa? Stiamo organizzando, ripeto, una cosa che è nata quasi per scherzo, ma in poco tempo abbiamo visto persone che stanno aprendo cantine, articoli, fotografie, sciarpe, e vogliamo, questo è un messaggio, però seguite la pagina Facebook, okay, dove si sta organizzando per il 1° di maggio una rimpatriata tra tutte le vecchie giocatrici, ma soprattutto per ricordare il 1° maggio di 30 anni fa, quando Cesena, e mi emoziono ancora. Lo so, e mi emoziono anch'io. Vinse il suo primo scudetto. Anche se sono forlivese, un applauso a Ivana. Grandissima ricorrenza, quindi ricordate pagina Facebook Atena Basket, perché stanno per organizzare questo trentennale dello scudetto, e poi sicuramente l'anno prossimo, l'11 aprile del 2021, si organizzerà il trentennale della Coppa dei Campioni, momento super storico per la città di Cesena a livello sportivo, ma non solo. Sauro, una battuta sulla tua attività e insomma su cosa fate, quante volte vi allenate, che tipo di attività stai portando avanti con i Pulcini 2010? Allora, la prerogativa della Virtus Calcio, in questo caso specifica della Polisportiva, è sport sano per tutti, bambini vengono coinvolti tutti alla stessa maniera, noi cerchiamo di portare avanti dal più bravo al meno bravo, dal più capace al meno capace, parliamo anche in questi termini qui, però nel rispetto delle esigenze del bambino. Quindi divertimento, gli allenamenti facciamo con questo gruppo del 2010, due appuntamenti, più ogni tanto la partita viene inserita nel terzo giorno o contemporaneamente a uno dei giorni degli allenamenti. E, cosa dire, loro sono bravi i bambini, io ho la fortuna soprattutto di avere ancora passione a cercare di trasmettere l'entusiasmo e la voglia di ritrovarsi al campo. Poi
non parliamo di professionismo né niente, vogliamo molto bassi e cerchiamo di portare a termine ogni allenamento col sorriso sulle labbra. Poi ci sono le arrabbiature per la non vittoria, questo fa parte del gioco. Fa parte del gioco, i genitori sono molto bravi ad esasperare, sto scherzando, in maniera negativa, però noi cerchiamo di lavorare, c'è molta competenza sportiva alla Virtus. Io è il terzo anno che alleno e sinceramente mi sto sempre più appassionando a questo tipo di filosofia. Facciamo un applauso a Sauro, ma anche ai genitori, perché i genitori sono una risorsa importantissima di una polisportiva, di una società sportiva. Senza i genitori è un po' anche come la scuola, perché nella scuola c'è il famoso comitato dei genitori. Senza il comitato dei genitori non si può, insomma, non si possono organizzare tantissime attività che invece vengono organizzate con il loro supporto. Noi vogliamo concludere questa puntata, saremo qui con voi tutta la sera, vogliamo concludere con un'ultima battuta. Allora pensate, ci sarà un portavoce che ce le dirà, tre aggettivi per rappresentare Ivana e tre aggettivi per rappresentare il vostro mister. Pensateci bene, senza suggerimenti, eh? Pensateci bene, vi siete confrontati, tre aggettivi. Pensateci bene, attenzione, attenzione. Allora, parla Clara e di qua parla chi non ha mai parlato. Chi è che non ha mai detto niente? Prego. Beccato, Andrei. In mezzo, cominciamo con noblesse oblige, dopo ti spiegherò cosa vuol dire, con Clara. Allora, agile. Agile, peggio. Agile, andiamo bene, poi? Intelligente e forte. Intelligente e forte. E non ci siamo messi d'accordo, quindi è una cosa che parte da loro, è una cosa che parte dal cuore. Sentiamo Andrei come portavoce, cosa avete pensato i maschi del calcio? Allora, è forte, è bravo ad allenarci, forte, molto. Bravo. È molto agile. È molto agile anche lui, quindi ciao. Abbiamo degli allenatori e degli istruttori agili, forti e bravi. Un applauso grandissimo all'opera di questi volontari che credono quotidianamente in questa attività e nell'attività della nuova Virtus. Allora noi oggi, adesso, siamo veramente in conclusione e come voi vi starete preparando per la cena, per il pranzo o anche per la colazione, noi abbiamo la mamma di Clara e Carlotta che adesso vanno a prendere la merenda per i nostri ragazzi. Merenda che, come sempre, è offerta dalla torrefazione Mambelli di Forlì, dalla centrale del latte di Cesena e dal panificio di Camillo. Noi abbiamo terminato la nostra puntata, la nostra quinta puntata. Questa è Amico E, questa è la nostra bellezza. Grazie e arrivederci a tutti. Ciao. L'amore, amore, amore ha vinto, vince, vincerà.